Sono Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pittimmagine. Pittimmagine Uomo è nata all'inizio del 1972 per promuovere la creatività maschile italiana, l'industria italiana dell'uomo e in particolare l'abbigliamento formale, che nel nostro paese si produce a livelli più alti. Firenze è una città molto piccola, ma molto ricca di arte, cultura e bellezza. Cerchiamo di impostare le iniziative da far sì che compratori e stampa possano camminare per la città facilmente senza essere stressati nel passaggio da un'iniziativa all'altra. I nostri interlocutori, gli operatori della moda, quando sono qui a Firenze si aspettano sempre qualcosa di speciale e unico. È per questo che ogni volta cerchiamo di presentare nuovi progetti in nuovi luoghi spesso mai visti e da scoprire. Sono molti anni che organizzo fiere e quello che abbiamo capito qui a Pittimmagine è che bisogna essere molto vicini alla contemporaneità per far sì che tutte le persone che vengono qui non solo guardino e capiscano le nuove collezioni, ma anche abbiano un grande senso dell'oggi, del quotidiano, del contemporaneo. I contenuti e l'esperienza che si fa fare durante Pitti è una delle cose più importanti in assoluto per aver successo ed è per questo che coinvolgiamo dei visionari in grado di rappresentare al meglio quelle che sono le tendenze del futuro. Non bisogna dimenticare che la moda è l'industria più veloce e creativa in questo momento al mondo. Per me è tutto l'insieme del paese, quindi città, mari, monti e campagna che rendono l'Italia un paese unico, ricco e indispensabile da visitare. La moda è lo specchio perfetto della rivoluzione continua della società. Il lusso, spesso e volentieri, è quello che ti dà le forti emozioni e i nostri appuntamenti hanno questa grande qualità.